Le ascelle di tutti puzzano. Non è carino. Non le mie. La sudorazione fa disintossicare. Posso farlo io? Vai pure. Questa è buona. I cibi puzzolenti influenzano solo l'alito. Questo è falso. Sono la dottoressa Michelle Henry. Sono una dermatologa certificata a Manhattan, New York, e ho fondato la Skin and Aesthetic Surgery di Manhattan. Io sono il dottor Banasali, faccio il dermatologo a New York, e insieme oggi smaschereremo delle leggende sulla puzza di sudore. I dermatologi sono specialisti della pelle, quindi esperti delle ghiandole sudoripare. Il sudore puzza. Questo non è esattamente vero. In realtà esistono due tipi di sudore: quello causato dalle ghiandole eccrine che si trovano ovunque e ci aiutano con la termoregolazione. Ci aiutano ad abbassare la temperatura corporea quando ci affatichiamo. Poi abbiamo le ghiandole apocrine. Sono ghiandole sudorifere che si trovano in zone come ascelle, inguine, torace, tutte quelle che normalmente associamo ai cattivi odori. Ma il vero sudore causato dalle ghiandole apocrine non ha odore. Perché quelle zone puzzano? È per via dei batteri. I batteri in queste zone si nutrono di ciò che produce la ghiandola ed è il sottoprodotto che causa il cattivo odore. La migliore descrizione del sudore di sempre. Grazie mille. La cosa curiosa è che ci sono migliaia di batteri, funghi, muffe e cose simili che vivono sul nostro corpo. È normale, è parte del nostro microbioma. Ecco alcuni rapidi consigli per combattere il cattivo odore. In primis è possibile fare la doccia tutti i giorni. 2. Mangiare sano. Se l'organismo non funziona bene, lo comunica e te lo mostra sudando. Se è troppo, possono esserci certe condizioni mediche a causarlo. Meglio indagare per capirne la ragione. A tutti puzzano le ascelle. Scortese. Non le mie. È un mito. Il 2% della popolazione ha una mutazione speciale. Si tratta del gene ABCC11, che non fa puzzare, quindi non tutte le ascelle puzzano. Ci sono numerosi trattamenti per le ascelle maleodoranti. Innanzitutto, docciarsi con i detergenti antibatterici è forse la cosa più semplice. Ci sono medicinali orali, poi abbiamo rimedi antitraspiranti e perfino il Botox. Starete pensando, il Botox? Ma si usa per altre cose. Il Botox riduce la sudorazione nella parte interessata. Dura solo 3 mesi circa, quindi bisogna ripetere il trattamento. Ma spesso i nostri pazienti lo fanno solo in primavera o estate e lasciano tutto naturale in inverno e funziona. Piedi maleodoranti significa cattiva igiene. Questo non è vero. I piedi puzzano e basta. Non si tratta di cattiva igiene. Ogni parte del nostro corpo suda e quel sudore diventa poi cibo per i batteri. I piedi hanno un'alta concentrazione di ghiandole sudoripare. E anche se si tratta più di ghiandole eccrine che apocrine, il punto in questo caso è l'ambiente umido, che rappresenta il terreno di coltura perfetto per batteri e funghi. Poiché i nostri piedi sono rinchiusi nelle scarpe e al buio, si crea la condizione ideale per i funghi. Quindi ecco perché ci sono molti funghi e molte muffe sui piedi. Ed è a causa di questo che i piedi tenderanno a produrre quel cattivo odore. Sono d'accordo ed è molto comune. Vediamo molti atleti, amanti della palestra e appassionati. Raccomando sempre loro di lavare i piedi durante la doccia. Usare sapone antibatterico è buona idea. E poi è bene assicurarsi che tutto sia pulito e asciutto e cercare sempre di indossare dei calzini freschi. Vero, i calzini sono importanti. Indossare calze di cotone che assorbono l'umidità dai piedi rappresenta un grosso aiuto. L'odore naturale non cambia mai. Non è vero. Siamo degli esseri dinamici e cambiamo. I nostri ormoni cambiano, i nostri microambienti cambiano, il nostro modo di mangiare cambia. E queste cose svolgono un ruolo determinante nel modo in cui odoriamo. Man mano che invecchiamo i nostri ormoni cambiano, sappiamo che gli adolescenti odorano diversamente rispetto a quando avevano 6 anni. Vorrei imbottigliare il profumo dei neonati. Meraviglioso. Il migliore. Il mio preferito. I neonati sono immersi nel liquido amniotico per mesi. C'è un certo profumo che le persone associano a quello dei neonati. Mentre invecchiamo, le barriere della nostra pelle si deteriorano, e ciò causa maggiore ossidazione di alcuni elementi della pelle stessa. L'odore forte degli anziani è causato dai cambiamenti della nostra pelle per proteggersi dall'ambiente circostante. E l'ossidazione di questi composti chimici può in realtà causare un odore particolare. La prossima volta che vai a trovare i tuoi nonni, tienilo presente. Più tempo senti un odore, più ti abitui ad esso. È quando il tuo corpo subisce uno shock, quando sente un odore a cui non è abituato, che si forma un'opinione al riguardo. Quindi ricorda che se c'è qualcosa che non ti piace, non significa che sia sbagliato. È solo la tua percezione di quell'odore e tutto ciò che ci sta intorno che condiziona la tua opinione su di esso. Sudare serve a depurarsi. Posso farlo io? Vai.
Non mi piace. In realtà questo è un grande mito. Il nostro corpo è una macchina incredibile e il 99% del nostro processo di disintossicazione avviene attraverso organi come fegato e reni. Ecco perché è fondamentale mantenere questi organi sani. Così eliminiamo tutte le tossine negative e i sottoprodotti. Il compito del corpo è mantenere un certo equilibrio e una costanza, ed è questo che fa la sudorazione. Ti aiuta a mantenere una temperatura stabile, e se sale troppo, è il suo modo di abbassarla. Amo la sauna, è fantastica per il mio benessere. È perfetta per rilassarmi. Quando faccio la sauna, non è per disintossicarmi. È importante esserne coscienti. Esistono modi efficaci per disintossicare il corpo e sudare non è uno di essi. È pazzesco il marketing che gira intorno a certe cose. È credibile. A volte penso di dover riaprire i miei libri di medicina. Non suderai se userai il deodorante. Questo è un mito. C'è una grande differenza tra deodorante e antitraspirante. Il deodorante aiuta a mascherare la puzza, quindi riduce il cattivo odore. Gli antitraspiranti aiutano a ridurre la sudorazione. Contengono ingredienti a base di alluminio che ostruiscono i pori e le ghiandole e aiutano a ridurre la sudorazione. I deodoranti naturali a volte possono contenere molti sali e altri ingredienti che possono essere un po' aggressivi per la pelle. Bisogna procedere per tentativi per trovare quel deodorante naturale giusto. I deodoranti con ceramidi aiutano a proteggere e rafforzare la barriera cutanea. Deodoranti con ingredienti come la vitamina B5 aiutano ad alleviare la pelle e ridurre l'infiammazione. Deodoranti come l'olio di cocco possono anche aiutare a lenire la pelle. Usalo per 2 settimane e decidi se ti piace. Una volta trovato quello giusto, non cambiare. Se continui a cambiare, avrai maggior possibilità di sviluppare reazioni o problemi di tollerabilità. Vi rivelo un trucchetto. Se si usa un antitraspirante, si può applicarlo di notte per ottenere un risultato migliore e sudare meno di giorno. Di notte le ghiandole sudoripare sono meno attive, così quegli ingredienti a base di alluminio possono ostruire meglio i pori. Durante il giorno, quando sei già attivo, qualcosa li blocca e non riescono a fissarsi bene come fanno di notte. L'antitraspirante è pericoloso. Cosa fai quando senti dire che l'alluminio causa il cancro ed è dannoso e cose simili? È il momento di una piccola lezione di scienza. Diciamo che la presenza di un ingrediente non implica necessariamente una causazione. Ad esempio, in inverno io inizio a bere il tè. Mi scalda. E tendo anche ad ammalarmi di raffreddore. È il tè caldo che ha causato il mio raffreddore. Quindi la presenza di qualcosa o la correlazione non sempre implicano causalità. Ad esempio, quando effettuiamo una biopsia di quel tessuto mammario che si trova intorno all'ascella, che è una zona dove comunemente individuiamo il cancro al seno, osserviamo anche la presenza di alluminio. E si trova lì perché in quella zona stiamo applicando ingredienti contenenti alluminio. Tuttavia, al momento non disponiamo di dati che dimostrino che causi il cancro. Se molti non vogliono usarlo, possono scegliere altre opzioni. Al momento non abbiamo dati che dimostrino che gli ingredienti contenenti alluminio contribuiscano al cancro al seno. Perché l'alluminio? L'alluminio è attualmente l'unico ingrediente antitraspirante approvato dalla FDA. Ciò non vuol dire che non ci siano altre alternative disponibili tra cui poter scegliere. Ma è sempre importante informarsi e continuare a monitorare i dati. E parte del nostro compito come medici è comprendere da dove proviene la paura e poi cercare alternative. Bisogna utilizzare solo ciò che fa sentire a proprio agio in caso si faccia un uso quotidiano. Se si blocca tutto il sudore delle ascelle, si suda di più in altre parti. Un'altra domanda comune, soprattutto quando applichiamo il Botox. Abbiamo così tante ghiandole sudoripare che si distribuiscono in modo uniforme. Da qui l'idea che il sudore emerga a un certo punto da qualche parte. Quindi ne riduciamo la quantità laddove i batteri potrebbero nutrirsi per creare più odore e profumo. Buona questa! Alimenti puzzolenti influenzano solo l'alito. Falso! Sappiamo che gli alimenti possono influenzare l'alito, ma anche il corpo. Sappiamo che alcuni alimenti, in particolare le crucifere come cavolo, cavolfiore e broccoli possono influenzare l'odore. Producono acido solforico, simile a quell'odore di uovo marcio. Anche per la carne rossa studi dimostrano che mangiarne molta altera l'odore corporeo. Invece tanto pesce produce un sottoprodotto chiamato trimetilammina. Giusto? Trimetilammina. Che ha un odore molto caratteristico. Anche l'alcol che produce acido acetico può puzzare. Espelliamo componenti del cibo che mangiamo, che poi interagiscono con i batteri e che vanno a causare un odore diverso. Quindi ci sono certi cibi che potrebbero alterare l'odore in qualche modo. È bene assumere una dieta sana ed equilibrata e non lasciare che l'odore che potrebbe causare la condizioni.
Adoro la pizza al cavolfiore e tutto quello che lo contiene e non ho ancora lasciato che la puzza delle crucifere mi impedisca di mangiarlo. Non penso di puzzare, giusto? Per nulla. Grazie. La pizza al cavolfiore. Già. È ottima. In generale nella vita ho imparato che ognuno è diverso e va accettato così com'è. Non è tanto una questione di odore buono o cattivo, vogliamo solo sottolineare che l'odore è diverso. Per qualcuno è profumo di casa, e non c'è cosa più buona. E quindi dobbiamo sempre mantenere questa prospettiva quando incontriamo nuove persone e nuovi ambienti perché è un'esperienza personale. Bella l'idea di profumo di casa. Bisogna che ognuno di noi accetti che puzzare un po' può essere normale. Fa parte dell'umano, è parte dell'esperienza umana. Siate gentili con voi stessi e con gli altri. E se non vi pare una cosa normale, parlatene con il vostro dermatologo, con il vostro medico, per approfondire. Siate indulgenti con voi stessi perché tutti puzziamo un po'.